Carminati Massimo, ritenuta la continuazione applicata alla recidiva specifica e reiterata, lo condanna alla pena di anni 20 di reclusione ed euro 14.000 di multa. Quasi tutti colpevoli, ma non di mafia. La Corte d'Assise del Tribunale di Roma ci ha messo mezz'ora a leggere la sentenza del processo Mafia Capitale, condannando a 20 e 19 anni i due principali imputati, Massimo Carminati e Salvatore Buzzi. Pene pesanti, 41 condanne, 5 assolti, quasi 300 anni complessivi di carcere. Ma la sentenza smentisce i legami con la mafia e l'andrangheta, la corruzione che ha pervaso il sistema dell'assegnazione degli appalti a Roma, coinvolgendo riciclaggio, estorsioni, false fatturazioni. Insomma, non avrebbe a che fare con il crimine organizzato. Presente alla sentenza anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Dobbiamo mantenere la guardia sempre alta. Quello che è stato chiaramente accertato oggi è che c'è un'associazione criminale che è stata in grado di condizionare pesantemente le scelte politiche di questa città. I danni li stiamo pagando, li stiamo vivendo, li vediamo tutti i giorni. Il nostro compito è appunto quello di andare avanti nel solco della legalità. La vicenda passata alla storia come mafia capitale cominciò poco prima del Natale 2014. Al Campidoglio sedeva Gianni Alemanno. Si parla anche del mondo di mezzo, non i vertici del sistema politico, ma la rete di consiglieri comunali, imprenditori, affaristi, faccendieri che ai soldi pubblici si abbeverava. Un'inchiesta che ha chiamato in causa pezzi del mondo romano a destra e a sinistra. A capo del sistema viene indicato appunto l'ex terrorista nero Massimo Carminati, in manette anche il RAS delle cooperative Salvatore Buzzi e poi politici nazionali, ex consiglieri comunali sia PD che PDL, imprenditori, ex assessori, ex amministratori delle municipalizzate. Ma se il Tribunale conferma l'estrema corruzione della vita romana, la caduta dell'accusa di associazione mafiosa sembra a molti una sconfessione dell'opera della Procura diretta da Giuseppe Pignatone, una minimizzazione dell'impatto criminale sulla società. Giosuè Bruno Naso, avvocato di Carminati. Sono pene date per compensare lo schiaffo morale che è stato rivolto alla Procura. Insomma, questo processo non so se ha dei vincitori, ha certamente uno sconfitto, e lo sconfitto è Pignatone. La replica del sostituto procuratore Paolo Ielo. Noi rispettiamo, come dicevo prima, le sentenze sia nella parte in cui ci dà ragione, sia nella parte in cui ci dà torto. Nella parte in cui ci dà torto leggeremo le motivazioni, se non saremo convinti impugneremo.